Mister Venturato, come procede la preparazione in vista del Feral Pistolò? C'è stata una settimana molto impegnativa e sabato abbiamo giocato a Pordenone, ieri abbiamo giocato alla sera contro il Bassano e domenica ci aspetta il Feral Pisolò, quindi tre partite in 7 giorni molto, contro squadre forti e che sicuramente ci hanno dato del filo da torcere e domenica ci troveremo un'altra squadra importante per cui stiamo cercando in questi giorni di gestire un po' del recupero delle energie per chi ha giocato e essere pronti per giocare questa gara di domenica, molto importante. Comunque ci sono tutti a disposizione. Sì, in questo momento se non ci sono problemi, sì. Partita si aspetta? Mi aspetto una partita contro una di quelle squadre che soprattutto nelle trasferte è la migliore in assoluto di questo girone e quindi mi aspetto una partita molto difficile contro una squadra che al di là poi dell'aspetto che riescono magari a giocare meglio fuori casa ha comunque della qualità importante perché fare i punti che ha fatto la Feral Pisolò è un dato oggettivo che dimostra che questa è una squadra di quelle che in questo girone pesano e conteranno fino in fondo. Comunque è un campionato molto livellato, insomma, si può vincere e perdere con qualsiasi squadra. Sì, ma questa è un po' la caratteristica della Serie C in generale, cioè i valori si giocano su poche cose, su dettagli e alcune volte sulla capacità di avere un certo tipo di atteggiamento e di avere quella continuità nel dare determinate prestazioni nel tempo e di darle con continuità anche durante la stessa partita. Si aspettava di essere primo in classifica a questo punto del campionato? Essere primo in classifica adesso è importante, mi piace, ma sicuramente non conta molto sotto certi punti di vista perché il campionato è talmente lungo che in questo momento conta avere la consapevolezza che ogni gara è determinante per poter poi giocarsi il rush finale in primavera.